Benvenuti e bentornati alla sessione pomeridiana dei lavori di Fleet Manager Academy, che proseguono dopo una sessione mattutina molto intensa e in cui si sono affrontati molti argomenti interessanti. Abbiamo deciso di riprendere la sessione pomeridiana recuperando uno degli argomenti di cui abbiamo già parlato questa mattina, e cioè l'inserimento delle auto elettriche nelle flotte, quindi la mobilità elettrica. Ne parleremo insieme a ospiti molto importanti, a partire dai risultati di una elaborazione fatta da noi su dati originali, sulla base di una rilevazione sui fleet manager, su un gruppo di fleet manager che abbiamo realizzato proprio riguardo alla propensione all'inserimento di auto elettriche in flotta. Prima di procedere all'illustrazione dei dati di questa elaborazione, vi presento i relatori che saranno con noi per questo seminario. Insieme a noi ci sono Lorenzo Groppo, che è Fleet Manager del gruppo Pietro Fiorentini, Paolo Ghinolfi, che è amministratore delegato di Sifa, Fabrizio Quinti, che è direttore vendite flotte di Ford Motor Company, Giovanni Buscemi, che è Dealer Fleet and Corporate Sales Manager di Kia Motors Italia, e Davide Vismara, che è Key Account Manager di Volkswagen Italia. A loro darò la parola in seguito per sollecitarli per l'appunto sugli aspetti più interessanti che emergono dalla rilevazione. E quindi inizio subito ad esporre i dati che abbiamo elaborato, in particolare per ciò che riguarda una prima graduatoria dei settori di attività sulla base dell'interesse dimostrato nei confronti dell'inserimento di auto elettriche nelle flotte. Abbiamo cercato quindi di capire quali siano i settori di attività più interessati alla mobilità elettrica e ne è risultata una graduatoria che vede alla prima posizione il settore chimico, farmaceutico e sanitario, alla seconda posizione il settore tecnologico e delle aziende che operano nella comunicazione, alla terza posizione il settore bancario e assicurativo, alla quarta la grande distribuzione organizzata, al quinto posto le multi-utility. E poi a pari merito con le aziende del settore alimentare, dopodiché ci sono le aziende delle di edilizie e infrastrutture, di logistica e trasporti, le pubbliche amministrazioni, le aziende di servizio e poi tutti gli altri settori che fanno parte del nostro tessuto imprenditoriale. Passiamo poi alla slide successiva perché ci siamo concentrati anche nel settore dei veicoli commerciali e leggeri. E a questo proposito, abbiamo chiesto alle aziende se fossero disponibili, ad inserire veicoli commerciali elettrici, nella propria flotta e quindi delle aziende interpellate nel settore alimentare il 20% ha risposto positivamente. All'interno del settore edilizio, la risposta positiva è venuta dal 16,7%. Nel settore farmaceutico siamo di nuovo al 20% e nel settore logistico la percentuale di aziende positive sale al 23,3%, per una media che arriva al 21,7%. Passiamo alla slide successiva per spostarci su un piano un po' più generale in cui abbiamo voluto censire la presenza di auto elettriche già oggi nelle flotte. Sorprendentemente, tra i fleet manager interpellati, ben il 42% ha dichiarato di avere già un'auto elettrica in flotte e il numero di auto elettriche che fanno parte delle flotte va da un minimo di una sola auto ad un massimo di 50, per una media di 5 auto elettriche a flotta. Per quanto riguarda invece i chilometri percorsi annualmente dalle auto elettriche presenti nella flotta, la media che risulta dalle nostre elaborazioni, arriva a circa 14.000 km all'anno. Passiamo alla slide successiva perché abbiamo voluto anche capire se i fleet manager che hanno dichiarato di avere auto elettriche nelle flotte fossero realmente soddisfatti dell'utilizzo di questi veicoli. Ne è emerso un risultato che mette in evidenza una grandissima soddisfazione perché su una scala di valori che va da un minimo di 0 ad un massimo di 10, coloro i quali hanno valutato con punteggi che vanno dall'8 al 10 la loro soddisfazione per le auto elettriche presenti in flotta rappresentano più della metà degli intervistati, cioè il 53,4%. Chiedo quindi di passare alla slide successiva, che con base alla quale noi abbiamo voluto chiedere quali sono i programmi per il 2021 riguardo all'inserimento di auto elettriche in flotte.
ne emerge che il 40% delle aziende che abbiamo interpellato hanno in programma di dar seguito nel corso del 2021 all'inserimento della prima o delle ulteriori auto elettriche nella flotta nel caso in cui ne abbiano già qualcuna. A questo punto fermo per qualche minuto la mia esposizione, perché mi sembra interessante dare subito la parola a uno dei relatori che abbiamo coinvolto in questo seminario, e nella fattispecie a Lorenzo Groppo, che è Fleet Manager del gruppo Pietro Fiorentini, che ha dato vita nel corso del 2019 del 2020 ad un interessantissimo progetto per l'inserimento di auto elettriche nella flotta, che si è già concretizzato e sul quale ci può dare già un feedback. A Lorenzo Groppo volevo per l'appunto chiedere di parlarci di come abbiano sviluppato questo progetto, dei partner a cui si sono appoggiati, dei primi feedback, insomma, di illustrarci questo progetto e questa case history positiva. A te la parola, Lorenzo. Grazie e buongiorno a tutti. Comincio col dire che Pietro Fiorentino è un'azienda Lean che applica la metodologia Kaizen. Quindi la filosofia del miglioramento continuo e della ricerca degli sprechi viene applicata in tutti i processi aziendali della Fiorentini. Nel 2018 mi sono fatto due domande, fondamentalmente mi sono chiesto come posso migliorare la gestione della flotta aziendale e dove fossero i miei maggiori sprechi, i punti di intervento. E le risposte nel 2018 furono gli incidenti e i costi dei carburanti. Quindi la prima cosa che ho fatto al tempo è stata quella di contattare Mobileye, quindi Mobileye d'Italia, c'è un unico distributore, studiare quello che era il mondo degli ADAS e implementare su tutta la mia flotta i sistemi aftermarket di Mobileye. Il risultato è stato incredibile, perché grazie all'adozione di questi sistemi, sin dopo 6 mesi, ci siamo accorti della riduzione degli incidenti, abbiamo avuto 6 mesi senza incidenti, e abbiamo continuato appunto ad implementarli su tutto quello che è il mio parco aziendale. Qui arriviamo al 2020, in cui si inizia a parlare di D3, e quindi si inizia, che è l'auto che abbiamo scelto come flotta elettrica di pooling del gruppo Fiorentini, e sin da subito Intel mi raccontava che Volkswagen voleva implementare Mobileye su tutte le auto del gruppo Volkswagen. Questo per me è stato un fattore decisivo nella scelta, perché Mobileye, che avevo a disposizione io, era comunque in modalità aftermarket, e quindi poteva intervenire solo dal punto di vista acustico, non poteva intervenire attivamente sul veicolo, mentre Mobileye che mi avrebbe offerto Volkswagen era integrato dalla casa costruttrice e quindi sarebbe potuto intervenire anche attivamente su quello che era la frenata, l'accelerazione e lo sterzo del veicolo. Questo per me è stato un fattore veramente importante. Inoltre, con l'ID3 ho pensato di poter aggredire finalmente quelli che erano i costi dei carburanti, che era un tema che in realtà è difficile aggredire in maniera realmente importante all'interno di un'azienda. E quindi la prima cosa che ho fatto, in realtà nel momento stesso in cui l'ID3 è stato disponibile presso il concessionario, ho chiesto di poterla provare. Io lavoro nel quarto di Pietro Fiorentini, che è Arcugnano, a Vicenza, siamo andati nella sede più distante da Fiorentini, e l'ho guidata, tra l'altro, come un mezzo assolutamente normale, quindi senza utilizzare tutte le accortezze che è necessario avere quando si guida un veicolo elettrico. E semplicemente ci sono arrivato con una carica, ci sono arrivato con chilometri di residui importanti, e da lì è iniziato un processo di analisi, è iniziato il lavoro vero e proprio, che è stato un processo di analisi, in quanto dovevo riuscire a capire e dovevo capire chi interpellare per ottenere della consulenza, per capire quali di queste auto del mio gruppo di pooling potevo migrare all'elettrico e in che modo. Inoltre dovete pensare che io comunque avevo la necessità di capire e cercare di avere un ritorno all'investimento che fosse il più breve tempo possibile, in quanto non avevo a disposizione quella che erano le infrastrutture di ricariche. E tornando alla parte iniziale, dove parlavo di numero di incidenti e di carburanti, ho pensato: se voglio avere un ritorno degli investimenti importante, ridurre in maniera importante il numero di incidenti, non devo andare a elettrificare subito quello che è il mio parco infringe, quindi le auto assegnate, ma devo andare a cercare di elettrificare tutto quello che è il mio parco in pooling, quindi le auto che utilizzano tutti i dipendenti della Fiorentini che non hanno a disposizione l'auto infringe, in modo da ottenere subito anche un risultato dal punto di vista economico. E per questo abbiamo scelto sin dall'inizio come target tutte le auto di pooling. Considerate che pre-Covid Pietro Fiorentini aveva 32 auto in pooling in Italia e oggi ne abbiamo 23, ne avremo 23. Questo quindi ha allungato in realtà i tempi del mio ritorno dell'investimento. Quindi cosa ho fatto? Ho contattato Volkswagen Italia, ho contattato Volkswagen AG, che tramite la BEB Consulting mi ha aiutato moltissimo, in quanto grazie a dei tool che mi hanno dato e al supporto che mi hanno dato abbiamo cominciato ad analizzare
quelli che erano gli utilizzi reali del mio auto in pooling, quindi quanti chilometri facevano, quanto autostrada facevano, quanto strada normale facevano. E grazie a questo tool abbiamo identificato e chiarito quali fossero le batterie che dovevamo prendere di questi veicoli, quindi quale versione di batteria dovevamo prendere per questi D3 e quale veicolo potevamo elettrificare e quali no. E il risultato fu che tutte potevano essere elettrificate e da qui quindi abbiamo cominciato e le abbiamo ordinate. Bene, grazie Lorenzo. E in questa fase avete, o successivamente a questa fase, avete messo in atto un qualche confronto con i driver? In che maniera li avete informati e li avete, insomma, messi a conoscenza di questo progetto? E che tipo di feedback avete avuto da loro? I feedback sono entusiastici, in quanto molti, non pensavo nemmeno io, ma molti dei miei driver sono comunque molto attenti al fattore ecologia. E quindi migrare da auto diesel con ADAS passivo ad auto completamente elettriche, ecologiche, con ADAS attivo, è stata fonte di entusiasmo. Considerate che i veri punti di interesse dei miei driver sono appunto la sicurezza e l'ecologia, quindi il loro interesse è massimo. Quello che è necessario capire è che il processo di consegna di questi veicoli di pooling non può essere effettuato come un processo di consegna dei veicoli di pooling standard. Tutti questi veicoli sono oggetto di formazione a ogni singolo driver, perché io sono tuttora convinto che qui si parla di un cambiamento culturale. Queste auto vanno spiegate, va spiegato il perché della scelta da parte di Fiorentini, che è una scelta strategica aziendale, va spiegato come guidarle, va banalmente spiegato come ricaricarle, quindi non si può adottare un processo di consegna semplicemente dai la chiave e tutti hanno la patente e quindi le guidano, bisogna spiegare questi veicoli. E inoltre, ribadisco la mia attenzione alla sicurezza, bisogna inoltre spiegare quando si attivano gli ADAS come si comportano, quindi come si comporta il veicolo una volta che viene attivato uno dei sistemi di sicurezza, altrimenti il driver si trova, quando si attivano automaticamente, che non ne capisce il comportamento, magari viene spaventato. Quindi questi sono veicoli in cui la formazione e l'attenzione del driver è necessaria, altrimenti questi tipi di progetti, sono convinto, fallirebbero. Bene, grazie Lorenzo per il tuo intervento. Un'ultima domanda che ti voglio fare è questa. È previsto un ulteriore sviluppo per la presenza di veicoli elettrici nella vostra flotta? Sì, anche qui stiamo facendo un'attività come App Consulting. Abbiamo in programma a breve una survey a tutti i dipendenti del gruppo Fiorentini con Auto Infringe, dove anche qui io dovrò andare a chiedere ai dipendenti in che modo loro utilizzano le auto e capire dal fronte alle loro risposte se quei loro veicoli potranno essere elettrificati oppure potranno essere ibridizzati. Quindi diciamo che quello che è la mia visione è quella di non avere, a breve termine, non avere più veicoli termici, quindi tradizionali, se non sugli autocarri. E per fare questo però non posso decidere io a chi dare cose. Io ho la necessità di interrogare tutte le persone e chiedere come utilizzano l'auto per capire che prodotto va meglio per loro, per le loro esigenze. Grazie Lorenzo. Dal tuo interessante intervento emergono secondo me due elementi molto importanti, cioè il primo è, come detto anche in altre occasioni riguardo alla mobilità elettrica, la grandissima importanza che ha per l'inserimento di questi veicoli nella flotta la conoscenza delle abitudini, dello stile di guida, dei chilometri percorsi, insomma la conoscenza di ciò che accade nella flotta stessa e dell'uso che si fa dei veicoli che fanno parte della flotta. E il secondo elemento, che è un elemento un po' più generale, è che oggi volere è potere, nel senso che è arrivato il momento di attuare un cambio di passo riguardo alla mobilità elettrica, e cioè passare dai proclami e dalle intenzioni all'inserimento vero e proprio. E la tua esperienza, il casisto ripositivo che ci hai appena descritto, dimostrano come questo sia oggi effettivamente possibile. Per andare avanti, vorrei tornare un attimo alla presentazione della nostra rilevazione ed in particolare agganciarmi alla slide successiva con la quale noi vogliamo dare un'illustrazione delle soluzioni che secondo i fleet manager potrebbero favorire l'inserimento delle auto elettriche nelle flotte. Ecco, prima di passare la parola ai nostri relatori e agli altri relatori che interverranno nel corso di questo seminario, ebbene illustrare questi elementi in maniera piuttosto sintetica. Al primo posto, come vedete, c'è la disponibilità di punti di ricarica sui tragitti maggiormente percorsi dai driver. Al secondo posto c'è una maggiore autonomia dei veicoli, in termini naturalmente di percorrenza,
e al terzo posto c'è un canone di noleggio conveniente. Di questi elementi andremo a discutere con i nostri relatori. Una riflessione che vorrei fare prima di passare la parola a loro, e passerei alla slide successiva, riguarda la rete di ricarica, e cioè il fatto che, come emerge chiaramente da questa slide, da settembre 2019 a dicembre 2020, cioè nel giro di poco più di un anno, i punti di ricarica sono praticamente raddoppiati, mentre le infrastrutture sono passate da 5.200 a 9.700. E c'è quindi stato uno sviluppo veramente velocissimo nella rete di ricarica a disposizione nel nostro paese. Questi dati che vedete sono naturalmente aggiornati a dicembre 2020, ma ci sono già anche i dati disponibili relativi a marzo 2021, per cui in marzo 2021 siamo già arrivati a oltre 22.000 punti di ricarica, a prescindere dal fatto che ce n'è una quota di circa un quinto che non sono ancora utilizzabili perché non sono ancora collegati alla rete. Però c'è da dire che comunque si tratta di numeri che, come abbiamo visto, sono cresciuti tantissimo nel corso dell'ultimo anno e rendono ancora più semplice l'inserimento dei veicoli elettrici in flotta. E invece, arrivando al secondo punto della slide che abbiamo visto in precedenza, si arriva a parlare della maggiore autonomia richiesta ai veicoli elettrici. Un'autonomia che deve essere consistente, deve essere sufficiente per poter venire incontro alle necessità dei driver. In tante occasioni le abbiamo detto che dagli studi che abbiamo fatto, che sono stati fatti, risulta che comunque l'autonomia offerta già oggi dai veicoli elettrici sia sufficiente per la necessità della maggioranza dei driver aziendali. Però su autonomia, progetti, novità in termini di prodotti e servizi per ciò che riguarda le auto elettriche, adesso lasciamo la parola alle case automobiliari, ai rappresentanti delle case automobilistiche con cui siamo in collegamento. Inizio dando la parola a Davide Vismara di Volkswagen, a cui chiedo appunto di illustrarci quali sono le caratteristiche dell'offerta attuale dei progetti di Volkswagen nel settore delle vetture elettriche. A te la parola, Davide. Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti e grazie dell'invito a questo seminario. Sì, velocemente ci vorrebbe molto tempo per descrivere la progettualità e gli investimenti del gruppo, ma riassumo il tutto, diciamo, in un numero, quindi riassumo in 35 miliardi, che è l'investimento che il gruppo di Euro, che è il gruppo, l'investimento che il gruppo ha fatto da qui ai prossimi anni per l'elettrificazione e altrettanti per la digitalizzazione delle vetture. Quindi di fatto è un investimento che porta in primo piano questo spostamento dal termico all'elettrico. Quindi di fatto noi percorreremo una strada che andrà sempre di più all'elettrificazione totale delle nostre vetture. Ovviamente non abbandoneremo quelle che sono le vetture classiche tradizionali, tutt'oggi le stiamo vendendo, ma stiamo percorrendo appunto la strada sempre più verso l'elettrificazione. Di fatto chiaramente avremo questo investimento così importante, porterà ad avere tantissimi nuovi modelli, subito già dai prossimi anni. Se pensate che nell'arco di nemmeno un anno abbiamo già lanciato due modelli importanti come ID3 e ID4, capite bene quale sarà poi la portata degli investimenti per la marca Volkswagen e per tutto il gruppo Volkswagen, e la portata ovviamente del numero di vetture che verranno inserite nei prossimi anni. Questo sicuramente il prodotto è la parte principale e fondamentale, e rispondo anche alla tua domanda sull'autonomia. Oggi il gruppo riesce a sfruttare, grazie alle tecnologie che sono state studiate negli anni precedenti, riesce a sfruttare e ad aumentare le autonomie. Se pensate ai ID3 e ID4, ID3 specialmente sfiora i 550 di autonomia, i chilometri di autonomia WLTP, quindi di fatto sono già autonomie di gran lunga superiori all'utilizzo del l'utilizzo medio delle macchine, che ricordo, se non ricordo male da qualche studio, era all'incirca di 50 km giornalieri medi per l'utente italiano. Quindi di fatto portate delle batterie che andranno sicuramente forse nei prossimi anni sempre più a migliorare, ma che già oggi sono molto molto utili all'utilizzo quotidiano, l'utilizzo che se ne fa. E i progetti sono già stati esemplificati da Lorenzo, che ringrazio, perché insomma Lorenzo è stato una delle aziende che con noi ha voluto correre, ha voluto
sperimentare questo tipo di prodotti e sicuramente ha già anticipato lui quello che è il cuore della strategia di sviluppo della marca. Cioè è una consulenza che facciamo oramai da 2 anni, quindi da 2 anni, chiedo scusa, da 3 anni, chiaramente col supporto di fabbrica di Fosburg, noi stiamo andando nelle aziende semplicemente a fare quello che è stato fatto con Piero Fiorentini. Quindi di fatto andiamo a individuare quali sono i driver corretti per essere elettrificati. Quindi non necessariamente dobbiamo andare a dare le auto elettriche a tutti i driver, perché come abbiamo visto, purtroppo la rete infrastrutturale ancora non ci aiuta e purtroppo non tutti hanno le stesse percorrenze, perché sappiamo bene che una car policy è fatta di driver che hanno percorrenze basse e driver che hanno percorrenze molto molto alte. Quindi il nostro intento è quello di entrare passo passo all'interno delle car policy, iniziando a dare i mezzi elettrici alle persone che effettivamente possono essere elettrificate. In che modo questo lo facciamo? Lo facciamo con quella che Lorenzo vedrà a breve, forse nei prossimi giorni, che appunto è una survey interna all'azienda, una banale survey che viene diciamo erogata a tutti i driver, e che viene sulla base della quale ogni driver risponderà a una quindicina di domande, anche a volte banali, quindi domande che all'apparenza possono sembrare banali, ma perché poi dietro nascondono tutta una serie di comportamenti che servono a noi in fase di rielaborazione per capire se questo driver è elettrificabile o meno. Quindi di fatto andiamo a prendere, a sparare nel mucchio, come diciamo, su tutta la flotta, per poi ridare al fleet manager, al direttore acquisti, all'azienda stessa, a dare un output, un feedback rielaborato sulla base dei dati che loro ci hanno dato. Questo ci permetterà di andare a colpire nel segno là esattamente dove vogliamo arrivare, quindi cercando di ridurre al minimo i rischi. Questo secondo me è importantissimo per non trovarsi poi nell'impasse oggi di dover avere dei driver non soddisfatti di quello che stanno utilizzando o magari non user friendly o comunque che trovano delle difficoltà all'interno durante l'utilizzo della macchina. La rete infrastrutturale è sicuramente importante, però nella stessa survey noi chiediamo se c'è la possibilità di ricaricare a casa o in ufficio, perché di fatto per noi quelli sono i due punti fondamentali di ricarica e di approvvigionamento di energia elettrica. La rete infrastrutturale ci aiuta sicuramente, quindi una rete infrastrutturale che dà anche potenze di ricarica fast, le nostre auto ricordo che riescono a ricaricare fino a 125 kWh, quindi di fatto in mezz'ora le auto vengono ricaricate, quindi autonomie molto ampie, con dei tempi di ricarica molto brevi, in mezz'ora si carica circa l'80% dell'automobile. E questo permette chiaramente di fare uno stop and go utile all'utilizzatore. Ma di fatto l'utilizzatore a lunga percorrenza noi lo consiglieremo in un secondo momento. In un primo momento andiamo a prendere quel tipo di driver, di utilizzatori che possono essere, elettrificati subito, quindi che hanno percorrenze inferiori e sui quali avremo certamente meno problemi. Bene, grazie Davide, grazie per questa esposizione molto chiara. Una sola domanda brevemente, insieme naturalmente al prodotto all'interno del nuovo ecosistema della mobilità elettrica, molto importanti sono i servizi. Da questo punto di vista, quali sono i vostri, qual è la tua opinione, cosa ci puoi dire a questo proposito? Ma senza dubbio, se per servizi intendi quello che ho appena descritto, senza dubbio questo è un servizio fondamentale, cioè il fatto che le aziende possano utilizzare questo tipo di survey per capire in che modo elettrificare, come elettrificare, noi come costruttore siamo ben contenti e ben lieti di darlo. Chiaramente aziende molto strutturate che hanno una policy importante, perché chiaramente non è un attimo mettere in piedi una survey del genere. Per quello che è legato poi ai servizi invece della mobilità, legata poi all'acquisto, a noleggio della vettura, sicuramente qui mi rimando alle
alle società di noleggio che fanno di questo il loro core business. Quindi il servizio vero e proprio, diciamo, sono più loro a offrirlo al cliente. Io, lato costruttore, posso sicuramente dare un'autonomia, dare un prodotto, dare una consulenza, perché di fatto è fondamentale, e sulla base di quello poi lascio le scelte al fleet manager. Certo, allora, importantissimo la consulenza. Adesso vorrei passare la parola a Giovanni Buscemi, che è Dealer Fleet e Corporate Sales Manager di Kia Motors Italia, sollecitandolo sullo stesso argomento, e cioè prodotti attualmente disponibili e progetti per ciò che riguarda la mobilità elettrica da parte naturalmente di Kia Italia. A te, Giovanni. Buongiorno a tutti. Noi sul fronte dell'autonomia abbiamo fatto, direi, passi da gigante, considerando che il primo esperimento di elettrificazione per Kia è avvenuto 10 anni fa, e che poi ha portato all'ufficializzazione di Soul, della prima Soul elettrica, nel 2013. Quindi ci possiamo definire pionieri, ci crediamo moltissimo nell'elettrificazione. Già ai tempi era una batteria ai polimeri di litio a 27 kWh, quindi era già un passo avanti notevole. Parlando invece del line-up attuale, abbiamo due modelli lanciati già da più di un anno, che sono Soul e Niro. Soul è il nostro crossover compatto dalla grande spaziosità interna. Niro è più conosciuta per la parte come vettura di successo per le flotte nella versione ibrida, adesso è disponibile anche full elettrica. Le opzioni di batteria sono due, ci sono batterie da 40 kWh che permettono di avere praticamente la combinata con un motore elettrico da 136 cavalli. La seconda batteria è quella che definiamo long range, da 64 kWh, che è abbinata invece a un motore elettrico più potente da 204 cavalli. Già la batteria da 40 kWh garantisce un'autonomia in WLTP come ciclo combinato di 290 km. Quindi comunque, già se consideriamo i percorsi che dicevi prima, Vincenzo, i 14.000 km l'anno, o quel che diceva Davide, i 50 km giornalieri, è già più che sufficiente per l'attività media di un utilizzatore. E, nel ciclo urbano, qualora poi ci sia una persona che ha un forte utilizzo della vettura in ciclo urbano, avendo fasi di recupero dell'energia importanti nel ciclo urbano, il range può essere esteso anche a 405 km in urbano, sempre ciclo WLTP. Se si pensa alla batteria da 64 kWh, addirittura l'autonomia sarà 455 km. E nel ciclo urbano sono più di 610 km, quindi si sta già parlando con la gamma attuale di autonomie che coprono praticamente le esigenze praticamente di gran parte degli utilizzatori all'interno dell'azienda. E con la batteria long range si riesce tranquillamente a fare un percorso autostradale da 150 km a una velocità di 140 km/h e andata e ritorno. Quindi direi che copre anche quelli che potrebbero essere lavori itineranti. Quindi un passo avanti è stato fatto in maniera importante. È chiaro che la vera sfida per l'avvicinamento del mondo aziendale ai modelli elettrici si concentra anche sui tempi di ricarica. E qua si ritorna a quello che dicevi te, Vincenzo, quella che è la diffusione di colonnine in Italia, ma soprattutto colonnine che hanno corrente continua e comunque hanno anche una capacità di carica notevole, quelle che chiamiamo le fast charge, perché in quel caso, prendendo ad esempio una colonnina da 80 kWh, in 15 minuti si può avere in serbatoio, tra virgolette, un 110 km di autonomia. Quindi, e quelle possono veramente dare una svolta e un'accelerazione verso l'elettrificazione. Devo dire che poi un altro passo avanti è stato fatto da Kia, parlando di autonomia, con il lancio del nuovo modello che è venuto il 30 di marzo, quindi da pochissimo, che si chiama EV6. Che rappresenterà il nostro top di gamma. Anche lì, per scelta, il nostro top di gamma non è più un V6 3003 biturbo, ma è un motore elettrico. Quindi anche questo è un messaggio importante che Kia vuole dare. Un crossover che tra l'altro ha un record praticamente in termini di capacità di voltaggio, perché la capacità di ricarica avviene a 800 volt, cosa che in questa categoria, in questa fascia qua, nessuno riesce ad oggi ad offrire sul mercato. Quindi praticamente
con una colonnina super fast da 350 kW si riesce a passare dal 10% all'80% della ricarica della batteria in 18 minuti. Vedo che questa è una caratteristica unica del segmento e sicuramente una rivoluzione in termini di autonomia e velocità di ricarica. E tutto questo avvicinerà ancora di più tante aziende al mondo elettrico. E l'altro aspetto che ci tenevo, Vincenzo, a dire, lato Kia, oltre ovviamente a puntare molto sul prodotto e l'autonomia, e si è cercato anche di semplificare quella che è l'offerta legata al mondo elettrico, dando alcuni servizi che possono, quello che interessa a noi, avvicinare l'utilizzatore aziendale verso questo mondo. Mi preme praticamente accennare quello che è definito il Kia Charge, cioè una nostra carta che dà accesso praticamente a 170.000 stazioni di ricarica in tutta Europa. Stiamo parlando praticamente di più dell'80% dell'intera rete europea. Quindi ricarica l'auto, ricarichi l'auto senza pensare al pagamento o mettere da parte ricevuto o altre cose. Tutte le spese di ricarica effettuate saranno addebitate in una sola fattura a fine mese, adoperando solo questa carta. Quindi con una carta hai accesso a 170.000 stazioni di ricarica. E questa Kia Charge abbinata all'app ti permette di verificare quelli che sono i punti di ricarica di questo network più vicino a te, vedere la potenza di carica di questa colonnina e scoprire e capire anche quali sono i prezzi real time legati praticamente a quel fornitore. Quindi questo è un passaggio importante che semplifica quello che è l'offerta elettrica. L'altro aspetto che mira anche su un discorso più di total cost of ownership della vettura è il nostro pacchetto di servizi, si può dire, all'interno praticamente delle nostre vetture elettriche, che è definito 7 più 7 più 7. Cioè la nostra batteria gode di 7 anni o 150.000 km di garanzia, e ci sono sempre all'interno praticamente del prezzo listino pubblico 7 anni o 105.000 km di manutenzione programmata, quindi si gioca anche sul discorso della manutenzione per rendere praticamente accessibile al mondo aziendale questo mondo elettrificato, e poi si guarda anche la connettività, dando praticamente il pacchetto di 7 anni gratuiti di Uvo Connect. In questo modo puoi controllare da remoto la carica, far partire il climatizzatore prima di entrare in auto, o puoi avere anche statistiche legate all'utilizzo del mezzo. Quindi, Vincenzo, in sintesi, le batterie 800 volt a carica super veloce, la carta Kia Charge, 7 anni di manutenzione, 7 anni di garanzia, 7 anni di Connect per stare sempre connessi, e questa è in sintesi la nostra strategia per avvicinare il mondo aziendale al mondo elettrificato di Kia. E spero ci daremo buoni risultati. Bene, grazie Giovanni, grazie per questa illustrazione. A questo punto darei la parola a Fabrizio Quinti, che è direttore vendite flotte di Ford Motor Company, sempre sullo stesso tema, quindi progetti per quanto riguarda la mobilità elettrica, prodotti e nuovi servizi. So che Ford ha fatto un investimento importantissimo per ciò che riguarda l'implementazione della mobilità elettrica e quindi il lancio e la progettazione di nuovi modelli elettrici. A partire da questo, quali sono i vostri programmi? Fabrizio, a te la parola. Sì, grazie Vincenzo, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Allora, Ford ha avuto e ha un approccio molto concreto, molto pragmatico e orientato al cliente. Cosa significa? Diciamo, significa che poi dobbiamo anche effettivamente essere attenti a quelli che sono la vita reale del cliente, no? Dicevamo prima, giustamente, i 50 km al giorno sono la media, però dobbiamo stare attenti a non andare alla statistica quella del mezzo pollo a testa, dove c'è uno che lo mangia e l'altro no. Cosa intendo? Il cliente, sì, probabilmente diciamo noi tutti facciamo 50 km mediamente, ma fine settimana, quando si potrà girare, speriamo presto, magari andiamo al mare, in montagna, hai quindi esigenza, no, di una maggiore probabilmente autonomia. Questo per dire che noi, diciamo, il nostro piano è stato articolato in due fasi. Una prima fase dove siamo stati molto attenti a offrire un'ampia gamma di soluzioni elettrificate, quindi intendo sia le ibride nelle tre versioni, mild, full hybrid e plug-in, che il full electric. E proprio perché
fino ad oggi non c'è stata un'unica soluzione di elettrificazione valida per tutte le esigenze di mobilità e trasporto. Quindi abbiamo sviluppato, come dicevo, una gamma di soluzioni elettrificate. Il secondo punto fondamentale nel DNA di Ford è quello dell'accessibilità. Quindi fedeli a una delle tante massime di Henry Ford, no? Che diceva che c'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia sono disponibili per tutti, introduciamo nuove tecnologie solo quando possiamo metterle sul mercato a prezzi accessibili. E quindi anche questo appunto come progressività. Questa concretezza nell'approccio ha fatto sì che già oggi abbiamo 17 tra vetture e veicoli commerciali elettrificati disponibili alla vendita con l'e-transit, quindi il transit completamente elettrico che lanceremo a fine anno, quindi arriveremo a 18. E avendo dalla Fiesta Van mild hybrid appunto all'e-transit full electric e dalla Fiesta Berlina mild hybrid alla Mustang Mach-E appena lanciata, quindi una gamma completa di vetture e veicoli commerciali elettrificati. Adesso ovviamente, come tutti gli altri costruttori, abbiamo sentito i colleghi prima, stiamo tutti accelerando verso il full electric. E difatti abbiamo appena lanciato un nuovo piano con il quale prevediamo di avere rapidamente, quindi su vetture e veicoli commerciali, una soluzione a zero emissioni, quindi intendo full electric e plug-in, per ogni modello nei prossimi 2 anni. E stimiamo nel 2030 di vendere 100% vetture full electric e 2/3 veicoli commerciali a zero emissioni sempre nel 2030. Quindi sicuramente sul veicolo commerciale il motore termico continueremo a vederlo ancora per molto. Sui 3 punti che hai sollevato, Vincenzo, che hai fatto vedere nella slide, quindi punti di ricarica, autonomia e canone di noleggio. Allora, sui punti di ricarica chiaramente in effetti c'è stata un'accelerazione, però per una elettrificazione di massa la strada è ancora lunga. Anche noi, come altri costruttori, abbiamo avviato delle società di installazione appunto di colonnine di ricarica veloci. Noi siamo soci fondatori del consorzio Ionity, dove i punti di ricarica sono molto concentrati soprattutto sulle autostrade, proprio perché il next step, la mobilità elettrica urbana già è sostenibile. Il next step è quello di avere una rete di ricarica veloce sulle reti autostradali, dove effettivamente nel tempo di un caffè tu ricarichi tra i 100 e i 200 chilometri perlomeno di autonomia. E anche questo, con la ricarica veloce a corrente continua e con la nuova generazione di batterie, è un traguardo piuttosto vicino. Sull'autonomia, anche qui stiamo andando avanti in maniera molto veloce. Noi abbiamo appena lanciato la Mustang Mach-E, che è il primo SUV full electric di Ford, un SUV di impostazione sportiva, appunto ovviamente si vede anche dietro di me, riprende il DNA sportivo della Mustang. Parliamo appunto di autonomia, al di là della dinamica e del piacere di guida, è disponibile con 2 livelli di pacco batteria. Nella versione range standard, quella col pacco batteria più grande, parliamo di un pacco batteria da 99 kWh, quindi un pacco batteria importante. La versione 2 ruote motrici ha un'autonomia WLTP di 610 km. Quindi cominciamo a parlare di percorrenze che ci consentono già di fare comunque il medio raggio in maniera significativa e tranquilla. Quindi la battaglia contro dei costruttori, contro l'ansia da ricarica, comincia a avere delle armi efficaci. L'ultimo punto, i canoni di noleggio. Adesso ovviamente canoni di noleggio c'è tutta una parte che
riguarda diciamo le società di noleggio, ma il veicolo elettrico in questo dà una grossa mano in termini di costi di manutenzione, perché i costi di manutenzione sull'elettrico sono sensibilmente inferiori a quelli di un diesel o comunque di un motore termico, e quindi comunque sul pricing, quindi in generale sulla competitività dei mezzi e per quanto riguarda il noleggio sulla componente di pricing legata ai costi di manutenzione, avranno un impatto importante, perché parliamo di una riduzione tra il 30 e il 40% dei costi di manutenzione, quindi un valore importante. L'altro, diciamo, area dove si sta sviluppando, dove prevediamo che avrà un grosso sviluppo diciamo l'elettrico, è quella del, per quanto riguarda i veicoli commerciali, quindi il trasporto, la parte LCV, veicoli commerciali leggeri, e diciamo last mile delivery, quindi diciamo la consegna, il cosiddetto ultimo miglio. Chiaramente con l'esplosione dell'acquisto online, evidentemente le consegne dell'ultimo miglio sono aumentate, no, in maniera esponenziale, e certamente una grossa parte di queste consegne riguardano le grandi aree urbane, dove evidentemente l'utilizzo di un veicolo elettrico è funzionale. Come accennavo prima, noi lanceremo il Transit a fine anno. Il Transit è il veicolo commerciale diciamo più venduto al mondo, quindi sarà versione completamente elettrica, sarà una gamma effettivamente di modelli, ma quello che volevo sottolineare è l'autonomia. Finora diciamo lo sviluppo dell'elettrico per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri è stato frenato da autonomie molto diciamo autonomie ridotte, perché ovviamente poi quando tu vai a aumentare la capacità di carico, i consumi ovviamente aumentano in maniera significativa. L'e-Transit avrà una nuova generazione di batterie con un'autonomia WLTP di 350 km, che cominciano a essere più di 2 giorni di quello che è l'utilizzo medio, appunto, di quello che è last mile delivery, che fanno comunque tra gli 80 e i 100 km al giorno, quindi diciamo cominciamo a avere un range di autonomia che effettivamente consente anche di ricaricare ogni 2-3 giorni il veicolo commerciale. E quindi assolutamente compatibile con quelle che sono le consegne dell'ultimo miglio, come dicevi anche tu, che è uno dei settori maggiormente in crescita, insomma, in questo periodo. Bene, grazie Fabrizio, grazie per il tuo intervento. A questo punto darei la parola all'ultimo dei relatori che sono previsti nel nostro seminario, cioè a Paolo Ghinolfi, che è amministratore delegato di SIFA, sollecitandolo a esprimere il punto di vista delle società di noleggio in generale e in particolare di SIFA per ciò che riguarda gli argomenti che abbiamo discusso, ed in particolare a soffermarsi non solo sulla questione dei canoni, ma anche sulla questione della consulenza, che è emerso essere un elemento importantissimo all'interno del cambiamento che noi stiamo andando a proporre ai fleet manager, cioè del passaggio dalla mobilità tradizionale alla mobilità elettrica. Prego, a lei dottor Ghinolfi. Grazie, grazie dell'opportunità di inserirsi in questa situazione difficile tra il cliente e il costruttore, no? È stato bellissimo, voglio dire, sentire Groppo raccontare come con la sua azienda ha sviluppato come si può dire, la genesi, il primo step di un'elettrificazione della flotta. Dall'altra parte i costruttori che hanno i prodotti in questo momento stanno arrivando con prodotti e con un'evoluzione tecnica, tecnologica delle vetture elettrificate e ancor più elettriche, che evolve a una velocità mai vista nell'industria dell'automotive nel secolo e qualcosa di vita della vettura tradizionale. Cioè le alimentazioni endotermiche, diciamo, sono rimaste ferme per oltre un secolo, più o meno, voglio dire, è cambiata l'elettronica a bordo, ma la tecnologia era quella, il carburante era quello, era tutto lì. I serbatoi più o meno indossati, ma ci siamo fermati a quello. Oggi stiamo viaggiando su tecnologie che evolvono di giorno in giorno, autonomie diverse, batterie, proiezioni che ci parlano di vetture elettriche, ma si parla anche di idrogeno, di celle combustibili. Più ne parlo con degli specialisti tecnici progettisti, più sento parlare anche di questa frontiera come una frontiera che sta arrivando velocemente, legata a un fattore molto semplice,
che ci sarà da mettere in connessione la produzione di energia pulita, che per buona parte si può effettuare durante il giorno, il problema dello stoccaggio dell'energia, che potrebbe essere stoccata appunto creando idrogeno per poi alimentare le celle combustibili. Viceversa, l'elettricità pura non si riesce a stoccare, questo è il vero problema, se non nelle batterie stesse delle macchine, e quindi ricariche sono notturne, insomma, è abbastanza complessa tutto questo scenario. Allora, in mezzo a tutto questo scenario, ecco, noi andiamo dai clienti a proporre un prodotto, e la domanda dalla quale stiamo partendo: come si può fare un canone conveniente? Dunque, è veramente la ricerca della formula magica, perché effettivamente tutti i giorni noi passiamo le nostre giornate a interrogarci su quale futuro avrà di valore di vendita l'avventura o il veicolo che noi compriamo oggi, atteso che la vita media ormai di un noleggio è più vicina ai 4 anni che ai 3, quindi noi la venderemo fra 4 anni, ma avremo nel frattempo, probabilmente, si verificherà qualcosa che vale 20 volte lo sviluppo tecnologico che si è avuto nell'ultimo secolo in 4 anni. Quindi ci saranno evoluzioni tecnologiche continue, indirizzi di nuovi prodotti, nuove batterie, nuovi sistemi di ricarica, nuovi sistemi di alimentazione, forse ancora oggi totalmente sconosciuti, con i quali ci dovremo confrontare fra 4 anni quando andremo a mettere quelle macchine sul mercato. E quindi un esercizio molto, molto, molto complesso, e credo che la prima affermazione che devo fare è che i noleggiatori stanno prendendo dei rischi colossali a loro carico per accompagnare questo sviluppo tecnologico e l'implementazione di vetture elettriche elettrificate nell'ambito delle flotte aziendali. Lo dico perché quando incontriamo i clienti, effettivamente la richiesta è un canone di noleggio il più conveniente possibile per renderla comparabile con un'alimentazione tradizionale, ha un'incognita che per noi è il valore residuo. Lo dico, è tema evidentemente che uno dice: vabbè, è il vostro problema, arrangiatevi. Può vero, però insomma potete capire il peso che può avere questa cosa. Mentre ovviamente le alimentazioni tradizionali che oggi troviamo sul mercato, quindi benzina e diesel, siccome nel mondo ci sono miliardi di automobili con questo tipo di alimentazione che non potranno scomparire con la bacchetta magica immediatamente, evidentemente avranno necessariamente una vita utile anche per diversi anni a venire. Allora, detto tutto questo in premessa, direi che se parliamo di canone di noleggio, il tema su quale noi spostiamo l'attenzione principalmente, evidentemente, è quella del TCO, cioè non solo il canone dell'autovettura o dell'autoveicolo, ma anche i canoni legati ai consumi, da una parte dei carburanti e dall'altra parte dell'elettrico. Qui si apre un nuovo fronte, perché abbiamo appena sentito che quando si parla di carburante ci sono dei sistemi di ricarica dove il carburante costa molto poco, quasi a costo di proprietà privata, se l'attacca con l'asciugo alla corrente di casa, ma una colonnina di ricarica ad alta potenza ha dei costi di ricarica che non hanno niente a che vedere con quelle a uso domestico. Ne consegue che è anche molto difficile andare a definire il TCO. Si è detto che sta calando lo stress da ricarica. Io devo dire che la uso l'auto elettrica, e di questo stress da ricarica ne soffro prepotentemente quando arriva una colonnina che ho in disuso, o ci sono due macchine endotermiche parcheggiate e non riesco a caricare la mia macchina, o c'è uno che l'ha piantata lì alle 7 di mattina e se la riporta via alle 8 di sera quando esce dall'ufficio. Quindi credo che il ragionamento fatto prima da Vismar, se non sbaglio, legato al fatto dell'analisi e della consulenza specifica per ogni azienda, per ogni utilizzo delle vetture, per indirizzare il giusto prodotto al giusto utilizzatore, sia la cosa fondamentale e prioritaria rispetto a qualunque tipo di collocazione o consiglio che si possa dare a un cliente. L'automobile elettrica non è per tutti.
è un prodotto che per il momento è dedicato alla mobilità di prossimità. Questo credo debba essere detto in modo forte e chiaro. Poi è il turista che vuole l'autovettura per farsi anche i suoi viaggi insieme alla famiglia e quindi si dà il tempo di fermarsi mezz'ora a un caffè, di fermarsi a mangiare dove ci sono delle colonnine di ricarica veloce. Nessun problema. Però certamente sono scelte individuali che non possono essere di massa e non possono essere spinte o indirizzate oltre misura da chi fa noleggio a lungo termine. Bene, grazie dottor Ghinolfi. La interrompo solo un attimo perché nelle ultime battute abbiamo un po' perso il discorso perché la connessione è effettivamente un po' peggiorata. Però lo possiamo riprendere subito. Mi interessava naturalmente approfondire la questione riguardo ai servizi di consulenza di cui si stava parlando e quindi a tutto quello che può essere dato da parte dei partner ai gestori della flotta per programmare e implementare l'inserimento dei veicoli elettrici all'interno della flotta. Mi faceva anche piacere far notare insomma la nota a cui lei accennava riguardo al fatto che lei stesso è un utilizzatore di un veicolo elettrico e che quindi vive questa situazione in prima persona. Possiamo tornare dal dottor Ghinolfi per capire se la connessione adesso va un po' meglio? Ditemi voi, io faccio una prova di parlato, ditemi se si sente bene oppure no. Naturalmente oltre al discorso che è stato fatto sinora mi pareva opportuno semplicemente fare un'ultimissima nota sul fatto che comunque si fa è una società di noleggio molto impegnata dal punto di vista dell'impatto e della riduzione dell'impatto ambientale perché ha dato vita anche a un progetto molto importante che è quello della Circular Mobility. Ce le vuole dire, ma le do giusto 2 minuti ecco, per illustrarcelo. Guardate, è molto semplice. Circular Mobility per noi è nata come idea di un contenitore creato nell'ambito della nostra azienda, quindi affianca il marchio Si Fa. È un marchio che abbiamo registrato anche a livello internazionale, proprio perché riteniamo che tutto quello che è il nuovo concetto della mobilità, se e solo se inserito in un contesto di mobilità circolare, quindi di economia circolare, possa veramente sposare e confermare le attitudini che stanno alla base della scelta dell'organizzazione della flotta aziendale. Vale a dire, non basta sempre parlare magari di piccole parti del processo, c'è certamente l'alimentazione elettrica, ci sono gli altri tipi di alimentazioni, ma ci sono anche i processi di produzione delle autovetture, delle batterie, dello smaltimento alla fine dei processi di vita, di coloro che entrano nei processi manutentivi, pezzi di ricambio e quant'altro. Allora abbiamo voluto creare un contenitore dove tutte le attività e tutta la collaborazione di tutti gli stakeholder che girano intorno all'automotive possa riunirsi insieme per dare risposte effettivamente coerenti con i concetti di responsabilità sociale di impresa che sono alla base ormai delle organizzazioni aziendali, dei bilanci di sostenibilità che sono un tema fondamentale per ognuna delle nostre aziende, non solo di noleggio, ma sia dei clienti che dei fornitori, e quindi di una mobilità circolare che veda tutto il processo dall'inizio fino alla fine e non solo piccole parti unilaterali, facendone un fattore comune. Bene, grazie dottor Ghinolfi. A questo punto, per le ulteriori conclusioni del dibattito in corso, passerei la parola anche agli altri relatori a cui chiediamo quali sono insomma le loro impressioni riguardo alla discussione che si è svolta. Ed in particolare la mia domanda è: avevamo parlato all'inizio del seminario della necessità di un cambio di prospettiva, cioè di passare dalle intenzioni, dalle ipotesi e dai programmi all'inserimento vero e proprio. Sulla base di quanto detto e della vostra esperienza, è possibile già oggi questo cambio di prospettiva? Lo chiedo innanzitutto a Davide Vismara. Sì, assolutamente sì, è quello che si lega a quello che dicevamo prima. Noi il cambio di prospettiva, come dico, lo stiamo già percorrendo da 3 anni, siamo partiti abbastanza in anticipo perché chiaramente il nostro headquarter ha richiesto questo tipo di cambiamento e quindi di fatto siamo fautori e creatori di questo cambio di strategia. Si può fare assolutamente, non bisogna avere, chiaramente ci vuole un po' di coraggio nel mettersi a farlo, ma stresso il concetto, ma di fatto è solo sapendo, solo dando gli strumenti ai fleet manager, alle aziende,
nella scelta oculata delle auto elettriche si può fare questo cambio di prospettiva. Credo che a nessuno di noi a questo tavolo interessi domani mattina vendere il 100% di vetture elettriche. È un processo, e come tutti i processi parte da piccoli numeri e piano piano va a aumentare. Dobbiamo semplicemente cavalcare questi numeri, ovviamente questa opportunità, ma essere molto attenti a offrire il prodotto giusto per il tipo di richiesta che c'è all'interno della car list. Ovviamente le nostre gamme, la mia gamma ha sicuramente prodotti giusti per poterlo fare. Ovviamente il punto di arrivo, come dicevo, è l'elettrificazione totale, ma questa avverrà chiaramente poi nei prossimi, credo, sicuramente nell'arco dei prossimi anni e non certamente domani mattina. Ma di fatto sì, sono assolutamente convinto che questo processo prenderà ancora più piede. Bene, grazie Davide. Stessa domanda per Giovanni Buscemi. Perdonami Vincenzo, ho avuto problemi con la linea Wi-Fi, quindi mi sono perso la domanda e sono entrato... Faccio allora una brevissima introduzione. Quello che avevamo detto all'inizio del seminario e di cui volevamo discutere era effettivamente della necessità di un cambio di prospettiva, per cui passare dalle intenzioni e dai programmi dell'inserimento di auto elettriche in flotte all'inserimento vero e proprio. Ecco, sulla base di quello che abbiamo detto e della vostra esperienza, è possibile già oggi attuare questo cambiamento? Ci possono riuscire i fleet manager? A te la parola. Sì, io sono ottimista, nel senso, sicuramente adesso l'offerta di modelli elettrificati e l'autonomia di cui ho imparato prima dà la possibilità ai fleet manager di pensare all'inserimento di vetture elettriche nella car policy in maniera più strutturata. E certo, non per tutti gli utilizzatori. Sicuramente sarà un processo graduale e per questo noi come Kia comunque continueremo a mantenere in gamma non soltanto modelli full electric, ma anche altre tipologie di motorizzazioni che vanno dal mild hybrid all'ibrido per permettere una transizione un po' più soft. Credo che comunque più si andrà avanti, più anche le regolamentazioni relative ad Euro 6, Euro 7 e quant'altro, tutte queste evoluzioni porteranno i costruttori ad orientarsi sempre più su motorizzazioni elettrificate e plug-in, per forza di cose. Quindi dovremo essere pronti a fare proprio una transizione assieme al cliente, assieme ai noleggiatori. Grazie Giovanni Buscemi. Adesso la stessa domanda per Fabrizio Guinti di Ford Motor Company. Fabrizio, un minuto a te. Ma sì, guarda, diciamo, la mia risposta è in linea con quella, insomma, dei colleghi. È ovvio che sarà un inserimento progressivo. Credo che un elemento importante sarà anche quello, è stato in parte detto, il training sulla guida, no? Quindi tra il passaggio tecnologico e quello che abbiamo, diciamo, relativo al powertrain elettrificato e a quello riguardante tutti gli ADAS, la guida assistita, diciamo, autonoma, che man mano tutti i costruttori stanno introducendo, effettivamente ormai non si può più entrare in macchina, girare la chiave, ammesso che ci sia, e partire. Per questo noi diciamo, abbiamo sempre fatto molta attenzione su questo aspetto, facciamo dei corsi dedicati con la nostra Academy di test drive, adesso speriamo da luglio, se tutto va bene, di poter ricominciare lavorando proprio sugli stili di guida dei driver, spiegando sia la differenza che c'è nella guida di un prodotto elettrificato, diciamo soprattutto un plug-in o un full electric, e il funzionamento dei vari sistemi di guida. L'ultimo punto, un altro aspetto importante è quello della telematica. Noi ci stiamo muovendo con dei servizi di telematica dedicati, e una cosa importante è che oltre a offrire, come penso fanno un po' tutti i costruttori, un prodotto completo di telematica, diamo anche la possibilità alle aziende di avere soltanto i dati, quindi per poi poterli utilizzare e caricare nel proprio gestionale o diciamo nel proprio gestionale di telematica. Chiaramente questo è un vantaggio perché non c'è bisogno né
di installazione di hardware della classica black box e soprattutto in termini di qualità e quantità i dati sono molto migliori perché sono dati genuini del produttore e sono molto più estesi di quelli che si possono avere da una black box. Bene, grazie Fabrizio. Allora, ultimissimo intervento, lasciamo la parola per un minuto a Lorenzo Groppo che ci ha illustrato un case history assolutamente positivo, a cui chiediamo, ci ha già accennato nel suo intervento che i feedback dei driver sono stati positivi. Effettivamente, allora, sono ben accolte queste auto elettriche, quindi sono anche utilizzate e i driver sono contenti di questo inserimento. I driver sono contenti di questo inserimento. A giugno, inoltre, amplieremo l'utilizzo a tutto il gruppo. In questo momento sono circa 30 persone quelli che stanno utilizzando per la sua sede di Arcugnano. E a nota vorrei veramente aggiungere un mio pensiero che riguarda in realtà i fleet manager, perché per fare questo cambiamento c'è la necessità di un lavoro di gruppo. E il lavoro di gruppo in realtà non è solamente quello di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi quello solo verso l'esterno, quindi verso il mondo, nel mio caso, di Volkswagen Group, ma anche verso l'interno della propria azienda. Quindi è importante anche che il board, il general manager, l'HR manager, il facility manager, che è quello che fisicamente installa le colonnine, sia presente in questo team e abbiano tutti molto commitment su questo progetto, altrimenti non si combina nulla. E la soddisfazione del cliente, secondo me, viene da sé, in quanto i driver vengono studiati, vengono ascoltati, quindi già ascoltare un cliente vuol dire renderlo partecipe, no? Quindi il coinvolgimento è assolutamente importante e sono convinto che col coinvolgimento si raggiunge anche la soddisfazione. Bene, grazie a Lorenzo Groppo, grazie anche agli altri relatori. Io credo che i lavori di questo seminario siano stati molto interessanti ed è emerso che è possibile già oggi un cambiamento e che quindi le auto elettriche, l'inserimento delle auto elettriche nella flotta e la mobilità elettrica è più vicino di quello che realmente pensiamo. A questo punto chiudo i lavori di questo seminario ringraziando nuovamente i relatori e passo la parola per il seminario successivo a Stefano Sirocchi, che è un dottore commercialista che conoscete perché collabora con Auto Aziendali Magazine, ma collabora anche col Sole 24 Ore, quindi esperto in materia fiscale, a cui abbiamo chiesto di darci delle delucidazioni riguardo alle ultime novità per ciò che riguarda la normativa fiscale sui veicoli assegnati in fringe benefit e in generale sui veicoli che fanno parte delle flotte aziendali, perché abbiamo avuto parecchie richieste di chiarimenti da parte dei fleet manager con cui ci interfacciamo quotidianamente e quindi abbiamo ritenuto che ci fosse bisogno di un ulteriore chiarimento sulle novità che sono occorse, insomma, negli ultimi periodi riguardo alla questione fiscale. Per cui, proprio per dare tutti quanti questi chiarimenti, lascio la parola a Stefano Sirocchi e noi ci rivediamo dopo l'intervento di Stefano Sirocchi per la conclusione della giornata. Dunque, a te la parola, Stefano. Allora, buongiorno a tutti, sono Stefano Sirocchi, commercialista ed esperto del Sole 24 Ore e di Auto Aziendali Magazine e mi occupo, come accennava Vincenzo, di consulenza fiscale e in particolare di auto, trasferte e welfare aziendale, compreso naturalmente la disciplina di vantaggio che è relativa ai fringe benefit e premi di risultato. Diciamo, oggi vorrei concentrarmi su alcuni degli aspetti che maggiormente mi vengono chiesti, ossia come si può migliorare la leva fiscale, come è possibile semplificare gli adempimenti e ancora, ne avete parlato fino adesso, conviene passare alle auto dalle auto a motore termico a quelle a motore elettrico. Quindi, diciamo, prima comunque di entrare nel merito di questi argomenti e anche alla luce, come diceva Vincenzo, delle novità fiscali e in particolar modo delle auto concesse ai dipendenti in uso promiscuo, quindi con una quota di fringe benefit, volevo così porre l'attenzione su, come dire,
su una delle questioni che, diciamo così, negli anni ho notato, che è proprio relativa alla mobilità, ossia alle, diciamo, sia alle auto, ma anche alle trasferte e rimborsi spese. Cioè, ho notato che tutta quest'area spesso viene tralasciata anche in realtà piuttosto grandi, medio grandi, e nonostante diciamo richieda un'area che richieda un certo dispendio di tempo, di energie e anche diciamo di costi, diciamo è un po' spesso è una terra un po' una terra di nessuno, nel senso che le società di consulenza diciamo se ne interessano solo indirettamente relativamente alle questioni fiscali. I colleghi commercialisti non sempre amano la parte sui fringe benefit e comunque sul welfare aziendale, e anche i consulenti del lavoro faticano un po' sul, diciamo, sul quadro d'insieme, quindi sulla tassazione societaria e anche sui profili IVA, quindi l'imposta sul valore aggiunto. È vero pure che la fiscalità sulle auto è una fiscalità piuttosto complessa. Io direi double face, nel senso che riguarda sia la parte della tassazione delle società, ma anche quella dei dipendenti, e con ovviamente aggravi di ritenute a livello di ritenute IRPEF e relative addizionali, ma anche ovviamente contributive, le quali, e questo va sottolineato bene, non riguardano esclusivamente i dipendenti, ma riguardano anche le aziende stesse. E considerato che il 75% degli oneri contributivi poi sono a carico delle aziende. Quindi un'economia dei costi complessivi, anche al fine di scegliere le vetture più adatte, vanno fatte una serie di considerazioni. E un'altra richiesta che spesso, questo è un tipo di richiesta che spesso mi proviene dai fleet manager, invece un altro tipo di richiesta che mi viene formulata dalle società di noleggio o di leasing, invece è quella relativa alla formazione della propria rete vendita. E proprio avendo in mente, diciamo, questo tipo di richieste che mi vengono fatte, ho strutturato l'intervento di oggi. Quindi partirò innanzitutto dalle novità, quindi includendo le novità in particolare sulla fiscalità delle auto concesse in uso promiscuo, e cercherò di andare un pochino in profondità sugli ultimissimi chiarimenti forniti recentemente in un evento organizzato al Sole 24 Ore, i cui contenuti ancora non sono stati trasfusi in un documento di prassi. E poi cercherò di passare alle risposte di quelle domande relative alle auto elettriche, ovvero quando conviene passare all'elettrico, e quanto conviene, cioè a quanto può ammontare il risparmio, e quindi avere quantomeno degli strumenti, dei punti fermi relativi proprio a questo, diciamo, a questa fiscalità particolare relativa appunto le auto elettriche. Diciamo, sarebbe stato utile partire da una sorta di check-up su un parco auto. Ovviamente avrebbe richiesto troppo tempo, però, quindi questo non è possibile, però comunque cerchiamo di vedere magari anche qualche esempio, in modo tale che qualcosa possa, essere concreto e rimanere un po' nella memoria. Io inizierei subito dalle ultime novità. Ho preparato delle slide, alcune slide sintetiche, ecco qui. Allora, inizierei dal quadro generale delle auto concesse in uso promiscuo. Questa formula, quindi la assegnazione dell'auto in uso promiscuo, sostanzialmente significa che appunto il lavoratore potrà utilizzare il veicolo sia per ragioni di lavoro che
per ragioni private. Il, diciamo, uno dei vantaggi che questa formula consente è la deducibilità dei costi in capo all'azienda, perché ci permette di poter dedurre il 70% dei costi sostenuti relativamente ai veicoli e quindi, diciamo, rispetto alla normativa di base che prevede invece un misero 20%, possiamo accedere a questo 70%. Escluso sempre poi ovviamente i veicoli a deducibilità integrale, che però nella interpretazione del Ministero delle Finanze prima e poi dell'Agenzia delle Entrate dopo è comunque stata un'interpretazione molto restrittiva e quindi solo in alcuni casi, diciamo, limitati si può accedere a una deducibilità integrale, come nel caso ad esempio delle auto, delle autoscuole o comunque dei taxi, eccetera. Quindi sono ipotesi veramente, veramente minime e la regola generale direi che è la deducibilità al 20%, con un ulteriore limite, che se torniamo alle slide così possiamo vedere il meglio il meccanismo. Sì, diciamo che abbiamo un ulteriore limite che è 18.000 euro, 0,75,99, quindi diciamo questo, di questo comunque ne parleremo in una successiva slide. Ora, diciamo, la cosa importante a chiusura del discorso del 70%, quindi tornando anche alla slide 2, se possibile, ecco, è che bisogna fare attenzione. E per fruire di tale percentuale è che, diciamo, c'è la condizione che la concessione dell'auto avvenga per almeno la maggior parte del periodo di imposta. È stato chiarito che questa maggior parte del periodo di imposta, quindi vuol dire l'auto disponibile presso l'impresa, viene assegnata a un dipendente, diciamo, il conteggio intanto può essere cumulato con dipendenti diversi, quindi se la stessa auto viene passata da un dipendente all'altro, comunque fa cumulo e quindi può rientrare nel conteggio e soddisfare il requisito. E poi comunque si tiene conto sempre dal momento di consegna dell'auto alla società, all'impresa, e quindi, diciamo, il periodo di imposta, diciamo, parte dal momento in cui l'auto sia realmente, diciamo, a disposizione dell'impresa. Quindi questo è un primo vantaggio, ma a fronte di questo c'è l'abbiamo accennato prima, una tassazione seppur agevolata in capo al dipendente. Perché? Perché ovviamente abbiamo detto ha disponibilità del mezzo anche per ragioni private, quindi è un vero e proprio compenso in natura, quindi è un benefit a tutti gli effetti e, diciamo, sconta un certo tipo di tassazione. Che andando alla slide nuovamente, se possibile, ecco, grazie, alla slide numero 3, da qui vediamo che nell'introdurre nella legge finanziaria 2020 è stata introdotta una nuova disciplina in cui però veniva tenuta ferma la precedente disciplina per le assegnazioni che erano, diciamo, avvenute entro il 30 giugno 2020. In sostanza, la vecchia disciplina prevedeva e prevede tuttora per quei contratti di assegnazione, in questo caso sottolineiamo, prevede che appunto le autovetture assegnate entro il 30 giugno 2020 continuino a contare come precedenza, e quindi il calcolo è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolate in base alle tabelle ACI. Quindi, andando anche alla slide successiva, vediamo in modo più sintetico la formula, molto semplice: imponibile uguale al 30% per il costo di 15.000 chilometri da tabelle ACI. C'è anche un esempio numerico: qualora il costo chilometrico fosse
di circa 74 centesimi, quindi 0,74 euro circa al chilometro. Questo importo andrebbe moltiplicato per 15.000 e a sua volta per il 30%. Quindi otterremmo un compenso in natura di poco superiore a 3.336 euro, e questo andrebbe a formare materia imponibile tassabile. Quindi questa cifra qui sarebbe tassata, diciamo, in capo al dipendente, evidentemente con le conseguenze del caso, e quindi trattenute IRPEF addizionali e anche contribuzioni INPS. Naturalmente questa, come dicevo, è una disciplina transitoria. La nuova disciplina invece scatta per le auto assegnate a partire dal 1 luglio e immatricolate ugualmente a partire dal 1 luglio, quindi auto immatricolate e assegnate a partire dal 1 luglio 2020 sempre. Allora, in questo caso il calcolo è leggermente più complesso, in quanto il fisco ha previsto una griglia di percentuali da applicare, ecco esattamente questa, una griglia percentuale da applicare alle tabelle, al calcolo del costo chilometrico e sempre a quei 15.000 chilometri convenzionali che ci dicevamo prima. Quindi sostanzialmente il ragionamento da fare qui è capire in quale fascia fiscale si è collocati in relazione all'autovettura che deve essere assegnata, e desumere dalla fascia in cui ci si trova la percentuale, e questa percentuale qui ovviamente va sostituita alla formula di prima. Quindi ad esempio, prima fascia è il 25%, 25% per 15.000 chilometri per costo chilometrico. Quindi la formula è analoga, quello che cambia è il 30%, che può che è una variabile e può essere diverso dal 30%, ma può essere anche il 30% stesso, perché vedendo, se vedete la tabella, in realtà la seconda fascia ha come parametro proprio il 30%. Tra l'altro riguarda le emissioni, diciamo le vetture con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 grammi chilometro, ma minori o uguali a 160 grammi chilometro, il che ci porta a dire che la maggior parte delle vetture attualmente in circolazione in realtà hanno questo tipo di rientrano in questo tipo di fascia, e quindi fondamentalmente non hanno grandi stravolgimenti a livello neppure per le nuove assegnazioni. È pur vero che valgono analoghe considerazioni nella nuova disciplina rispetto anche alla previgente, ovvero fondamentalmente è la questione principale che queste si tratta sempre e comunque di forfettizzazione, e quindi una volta individuato il valore del benefit, questo rimarrà tale per tutta l'annualità, perché le tabelle ACI vengono pubblicate annualmente, generalmente a dicembre, e quindi prescinde dalla reale percorrenza effettuata dal dipendente, che può essere anche superiore a 15.000 euro e a 15.000 chilometri, scusate, e nulla rileva la percentuale di percorrenza privata o aziendale, perché, come dicevo, si tratta comunque di una forfettizzazione. Fin qui sarebbe stato piuttosto semplice, se non che il legislatore ha dimenticato una terza casistica, e questa la vediamo nella slide 6, ossia le auto assegnate dal 1 luglio ma immatricolate prima di questa data. Un documento di prassi del 14 agosto, la risoluzione 46, l'Agenzia delle Entrate spiega che, poiché non è stata prevista una disciplina ad hoc
bisogna fare riferimento ai principi generali del, e quindi in questo caso dei fringe benefit e dei compensi in natura. Quindi sostanzialmente bisogna fare riferimento all'articolo 51, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi e come rinviato da quest'articolo all'articolo 9, in particolare comma 3, sempre del testo unico. Quindi in soldoni bisogna fare riferimento a una serie di criteri abbastanza complessi in genere, per cui si deve trovare il valore che realmente il valore del bene o del servizio di cui il dipendente può beneficiare, ma operazione che non è per nulla semplice, perché sostanzialmente va ricondotta al valore di mercato del bene o del servizio stesso. Quindi operazione non solo non facile, ma anche potenzialmente confutabile in sede di accertamento o in sede di controlli fiscali. Quindi la NIASA e anche altre associazioni si sono mosse per far presente queste difficoltà pratiche oggettive di misurazione del benefit, che poi tra l'altro implicano anche aspetti piuttosto delicati, perché abbiamo detto che la quantificazione del benefit ha riflessi anche sulla non solo sulla quantificazione delle trattenute IRPEF al dipendente, ma anche sugli aspetti contributivi, con una serie di naturalmente di problematiche collegate anche a questo. Come dicevo, recentemente c'è stato un evento organizzato con la stampa specializzata, nel quale l'agenzia è venuta un po' incontro ai contribuenti e ha semplificato, diciamo così, quanto era stato chiarito appunto nella risoluzione 46. Sostanzialmente il calcolo che in questi casi va fatto è quello indicato nella slide, mi pare la 7, non so se può essere, no, scusate, la 6, e quindi diciamo il valore normale sostanzialmente è stato ricondotto direttamente al canone di leasing o al noleggio pagato, e naturalmente questo però avrebbe comportato l'addebito dell'intero benefit al dipendente, quindi da questo è stato specificato che va dedotto l'utilizzo aziendale, che può essere calcolato ricorrendo alle tabelle ACI. Quindi si terrà conto della percorrenza che è stata effettuata dal dipendente per ragioni di lavoro, quindi per il datore di lavoro, e quindi considerata la percorrenza, considerato il costo chilometrico, si ha diciamo la quota di costo che va dedotta al valore, al costo della rata di noleggio o di leasing. Quindi diciamo nella pratica è stato diciamo poi sostanzialmente semplificato il tutto, è stato anche data risposta a una domanda che tra l'altro diciamo una criticità che avevo segnalato a inizio gennaio, è uscito anche un mio articolo sul Sole 24 Ore a proposito di questo, cioè è stato precisato che non c'è bisogno di fare distinzione tra percorrenze entro o fuori il comune dove si trova la sede di lavoro, perché proprio per semplificare e per agevolare anche i dipendenti che si trovassero in questa situazione. La domanda nasceva perché invece nelle trasferte e quindi nel rimborso chilometrico invece esiste questa distinzione e diciamo le somme rimborsabili non imponibili in capo al dipendente sono solo quelle relative alle trasferte fuori dal comune relativamente con riferimento alla sede di lavoro. Quindi è stata fatta questa, diciamo, questo chiarimento, attendiamo che venga come dire sancito, venga comunque trasfuso in un documento di prassi, ma comunque questo è l'orientamento
delle entrate. E quindi chiusa questa, diciamo, questa prima parte sul, diciamo, sui fringe benefit, o comunque più specificatamente sulle auto assegnate in uso promiscuo, passerei invece alla parte sulle auto elettriche. Qui c'è una slide che già, come dire, se possiamo rimettere la slide 8, ecco, che ritorna a quello che vi accennavo prima, cioè qual è la disciplina delle auto tenute a disposizione. Allora, le auto tenute a disposizione le possiamo definire noi, nel senso non esiste una definizione vera e propria a livello giuridico, ma possiamo ottenerla per differenza, ovvero le auto a disposizione sono quelle che stanno ovviamente in azienda, che possono essere utilizzate per le trasferte, in genere in modo intercambiabile dai diversi dipendenti e collaboratori, e che comunque non sono certamente auto assegnate in uso promiscuo, come abbiamo visto prima, e non sono neppure auto integralmente deducibili con riferimento al comma 1 dell'articolo 164 del TUIR. Quindi sono auto che appunto sono a disposizione e che poi sono un gran numero di auto, diciamo, che rientrano in questa casistica, e come dicevamo prima, sono deducibili i costi relativi a queste auto, sono deducibili a misura del 20% fino a un limite di 18.000 euro, 0,7599. Qui parliamo di autovetture, ovvero le autovetture con costo superiore a questa cifra rilevano fiscalmente per 18.075,99. Questo è un limite, diciamo, assoluto che non può essere superato per l'autovetture. Quindi entro questo limite si applica il 20%. Questa è, diciamo, la possibilità di dedurre i costi in capo all'azienda per le auto a disposizione. Nella slide successiva in realtà c'è un riepilogo anche per gli altri tipi di veicoli comunemente usati, quindi motocicli e ciclomotori, dove la logica rimane la stessa, in particolare la percentuale di deducibilità è la medesima, e mentre invece viene ridotto il costo massimo fiscalmente riconosciuto, in quanto per i motocicli e ciclomotori, come vedete, è molto più basso. Questa disciplina è identica sia per le auto con motore termico che con motore elettrico. Quindi, diciamo, sotto questo profilo non cambia nulla avere un'auto con elettrica oppure no. Quello che invece è più interessante, andando alla slide successiva, è vedere che cosa cambia, diciamo, in capo al dipendente. Qui ancora rimango su questo confronto, che può essere utile per mettere a fuoco i vantaggi delle auto concesse in uso promiscuo. E questo prospettino riassume in modo molto molto sintetico le percentuali di deducibilità, quindi auto a disposizione 20%, auto con accesso in uso promiscuo 70%, ma, e non solo questo, ma abbiamo anche nessun limite per le auto concesse in uso promiscuo, mentre abbiamo visto per le autovetture esiste un limite di 18.075,99. Detto ciò, dicevo, in capo invece al dipendente, nella slide successiva vediamo che qui invece c'è grande differenza tra motore elettrico e motore termico. Perché? Perché nel caso del motore elettrico potremo beneficiare della prima fascia fiscale, quindi del 25% come moltiplicatore ai fini dell'imponibilità del benefit, mentre invece nelle auto con motore termico, in particolare con emissioni di CO2 oltre 60 grammi chilometro, il moltiplicatore sarà a partire dal 30%, fino ad arrivare a percentuali, avete visto, salgono 30, 40, fino al 60%. Quindi
Diciamo, questo già ci dà una prima idea. E restando sempre sulla slide, vediamo che sotto, nell'ultima riga, il vantaggio fiscale, proprio in termini monetari, è pari almeno al 16,66%, almeno. Sia come carico IRPEF che come carico IMSS. La base imponibile in questo caso è la medesima, quindi il risparmio sarà di almeno di questa percentuale. Viceversa, ovviamente, risparmio rispetto cosa? Risparmio rispetto alla vecchia disciplina e risparmio rispetto anche alla disciplina attuale nel caso in cui ci si collochi nella fascia, abbiamo detto, più diffusa almeno considerando i vecchi sistemi di misurazione delle emissioni di CO2, con dal nuovo anno, dal 2021, con i nuovi meccanismi di misurazione di anidride carbonica, questa fascia molto frequente fino all'anno scorso sarà invece un po' meno popolata, perché diverse autovetture si sposteranno in una fascia successiva, quella più inquinante. I nuovi standard di misurazione sono più rigidi e quindi faranno sì che delle vetture che prima, se riandiamo alla slide, la tabellina di tutte le percentuali, che è la 5, vediamo che il 30%, che dicevo è la percentuale, il moltiplicatore più comune, fino al 2020 peraltro subito un incremento, cioè la fascia successiva, cioè i veicoli superiori tra 160 e 190 avremmo avuto un moltiplicatore del 40%. Dal 2021 invece questo scatto è ancora più oneroso, perché dal 30 si passa al 50%, e specialmente le vetture che erano un po' borderline intorno ai 150-160 grammi chilometro, è probabile che con i nuovi criteri di misurazione passino, come dicevo, alla fascia successiva, e quindi dal 30 al 50%. I veicoli ancora più inquinanti saranno ancora più penalizzati, perché addirittura la percentuale sarà del 60% il moltiplicatore, e ritornando nuovamente alla tabella di convenienza, l'analisi di convenienza, vedremo che l'aggravio è del 66%. Se ci si trova appunto in questa penultima fascia che dicevo, 160-190, o addirittura del 100% per i veicoli più inquinanti, ovvero quelli oltre ai 190 grammi il chilometro. Quindi addirittura 100% in più vuol dire il doppio, esattamente il doppio, come in effetti sì, è facile anche capirlo dalle percentuali 30-60%. Un'ultima slide, quella successiva, mostra ancora meglio forse che cosa cambia invece nel caso si cerchi un risparmio, quindi anziché applicare il 30% si possa applicare il 25% per la fascia, quella appunto delle auto elettriche o comunque delle auto virtuose da un punto di vista ecologico. E questo, dicevamo, in questo caso c'è un risparmio di circa il 17% sia sull'IRPEF sia un 17% a livello di contributi previdenziali. Quindi sostanzialmente, anche se apparentemente la riduzione di un 5% del moltiplicatore sembrerebbe tutto sommato poco significativa, in realtà, conti alla mano, vediamo che non è così secondaria. E come non è secondario la scelta di auto che invece vengono assegnate in uso promiscuo e che invece siano particolarmente inquinanti, perché lì la tassazione può addirittura raddoppiare. Quindi questo è, in sintesi,
un confronto, un primo confronto che riguarda le auto elettriche e con le auto ad alimentazione termica, e direi di concludere così questo mio intervento così con forse un suggerimento pratico per coloro che in questo momento stessero rivedendo le polizze aziendali di assegnazione delle auto, o comunque anche le polizze relative ai rimborsi, spese, alle trasferte. Il mio consiglio pratico è quello di puntare a soluzioni fiscali ottimali, naturalmente, ma il più possibile semplice, piuttosto che soluzioni magari fiscalmente complesse o meccanismi complessi che poi nella pratica potrebbero essere disattesi o comunque applicati non correttamente. Per fare questo può essere utile, anzi io direi che di solito lo è, anche coinvolgere i diretti interessati a partire dai lavoratori e avere un confronto con loro per capire quali sono esattamente le loro esigenze e così disegnare una politica di assegnazione che vada senz'altro bene per l'azienda, naturalmente, ma che non complichi neanche troppo la vita agli utenti. Bene, grazie dottor Sirocchi per un intervento chiarificatore di cui si sentiva il bisogno. A questo punto, prima di passare alle conclusioni finali, volevo ringraziare tutti coloro i quali ci hanno seguito ed in particolare dire anche che se avete necessità di chiarimenti riguardo alle questioni affrontate nel corso della giornata ed anche per quel che riguarda le questioni affrontate in questo ultimo seminario che ha trattato delle normative fiscali, potete fare riferimento alla redazione di Autoaziendali Magazine e potete scriverci per chiedere informazioni o delucidazioni sui punti che vi sono più oscuri. Non mi resta che ringraziare tutti voi che ci avete seguito e tutti i relatori che sono stati con noi nel corso della giornata. È stata una giornata lunga e molto soddisfacente. Per le conclusioni vere e proprie delle attività svolte nella giornata e le prospettive che si aprono per le attività da svolgere nei prossimi mesi, passo invece la parola a Lorenzo Baroni, che è capo dei progetti strategici del gruppo UVET, che ormai da oltre un anno segue Econometrica. Io saluto tutti quanti gli ascoltatori e passo la parola al dottor Baroni. A te Lorenzo. Grazie Vincenzo. Ti sento salutare, ma magari tornerai ancora online per magari le ultime battute. Bilancio della giornata direi assolutamente positivo. Abbiamo avuto oltre 400 iscritti, mi dicono che ci sono stati una quarantina e più meeting nell'area espositiva, per cui questo conferma che questo surrogato, questo format digitale ha comunque fatto bene il proprio lavoro, senza dimenticare che poi la durata prolungata e la disponibilità in streaming sulle varie piattaforme, da YouTube al sito di Autoaziendali, prolunga la vita dell'Academy per almeno altri 30 giorni e così come nell'edizione scorsa genera i suoi 25.000-30.000 utenti unici che non fanno che estendere la formazione e l'informazione di cui è parte integrante la missione naturalmente di Econometrica. Questa attività si aggiunge a un bilancio più esteso che è quello dell'ultimo anno, un anno strano, un anno caratterizzato da ciò che sappiamo e nel quale ci siamo naturalmente reinventati all'interno della nostra volontà e della nostra missione di essere il punto d'incontro tra domanda e offerta, tra il fleet management, il travel management anche e il mobility management e i provider di servizi, le case automobilistiche e chi pensa a soluzioni e a tecnologia. Vi do un dato così magari anche un po' spot, un po' promozionale sull'attività di Econometrica, ma nell'ultimo anno abbiamo fatto oltre 20, 25 eventi digitali, Academy, Roundtable, Fleet Matching, il nuovo format di Matrix che si è aggiunto.
La produzione interna ha generato oltre 400 video, 1000 pagine editoriali, 14-15 ricerche, tutorial, quaderni, gli speciali e chi più ne ha più ne metta. Quindi questo ha prova e riprova che Econometrica ha continuato a lavorare e non si è fermata assolutamente di fronte a nessun tipo di cambiamento. E per questo ovviamente non posso che ringraziare soprattutto i nostri sponsor, quelli che ci aiutano nei contenuti e ci aiutano nell'economia, nel generare e nel produrre al meglio il nostro lavoro. Quindi il bilancio è assolutamente eccellente. Il futuro. Ma allora, la prima cosa che mi augurerei e che mi auguro, anzi direi meglio, di cui sono certo, è che questa è l'ultima volta che ci incontriamo in questa unica modalità, anche se comunque la parte digitale in questo new normal diventerà parte integrante delle manifestazioni fisiche che Econometrica continuerà a organizzare e continuerà a produrre, naturalmente. Però tutti noi sogniamo e auspichiamo un momento nel quale non sarà necessario più mettersi soltanto la giacca e la cravatta, ma saranno necessari anche i pantaloni, se mi permettete la battuta, per essere di nuovo in un ambiente dove poter fare networking. Noi lo faremo già dall'8 luglio con l'edizione di Company Car Drive, che sarà assolutamente fisica, lo faremo alla INAT, al Centro Guida Sicura, e confidiamo nell'avere, anche grazie alla voglia di tornare alle strette di mano, di avere pubblico numeroso e sponsor desiderosi di ristabilire contatti laddove queste opportunità si sono perse per oltre un anno. Il futuro invece in termini di mercato, ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi di questa giornata, estremamente interessanti, e sono la conferma, di quello che tutto noi pensiamo. Magari se volessi mettere il mio personale punto interrogativo sarebbe semmai la velocità. Siamo tutti d'accordo che da un punto di partenza attuale per il quale l'1% è l'elettrico, quindi una parte minimale nell'ambito delle flotte aziendali e a quale si aggiunge quel 7% di ibrido, si tende ad arrivare nel 2025 addirittura a un terzo e nel 2030 al 50% della presenza all'interno delle flotte. Non lo so, magari sarà un po' più lento, magari ci vorranno 2 anni in più, magari ci vorrà anche un anno in meno. Diciamo che il punto di domanda potrebbe essere semplicemente la velocità, perché dipende da una serie di cose, comprese, come ho sentito più volte rimarcare, le infrastrutture che devono affiancare questo cambiamento. Però c'è un aspetto sulla velocità che determina molte differenze. Cioè, una velocità eccessiva rappresenta una rivoluzione e una giusta velocità rappresenta un'evoluzione, e sappiamo tutti che questo significa molto spesso la differenza tra il trauma e invece il miglioramento, la consapevolezza, eccetera. Sappiamo tutti che ci sarà un futuro assolutamente più attento, un futuro green, sarà anche un futuro, come dire, divertente, perché abbraccerà più discipline tecnologiche, economiche, sociali nel cambiamento della mobility. Ho sentito anche con curiosità e un po' di, come dire, con un po' di autoironia, quel timore dovuto alla cosiddetta ansia da ricarica. Mi è venuto in mente che quando ero ragazzo, io che non sono più giovanissimo, e partivamo con mio papà per fare le vacanze, quindi un viaggio lungo, la tannica nel baule della macchina, che era l'ansia del periodo di rimanere a secco, era comunque presente. Cioè, questo a dire che è chiaro che nel mondo che evolve
non tutto procede, come dire, alla stessa velocità. È facile comunque immaginare un futuro di auto intelligenti, ma anche di driver assolutamente consapevoli. Quindi all'interno di questo futuro, econometrica farà il proprio lavoro, che sarà di informazione, che sarà di divulgazione, che sarà di formazione, che sarà di networking. Quindi un facilitatore fondamentale all'interno di tutta la comunicazione, lo farà con i nuovi strumenti, migliorando gli attuali, lo farà inventando magari diversi modi, nuovi modi di comunicare, un mondo che sta cambiando ad una velocità accelerata, anche se vogliamo, dalla pandemia. Sono tutti d'accordo che questo anno horribilis ha accelerato di 2, 3, forse 4 anni la percezione a tutti i livelli degli strumenti tecnologici. Non è stato inventato niente di nuovo, si è semplicemente allargata la platea degli utilizzatori di strumenti digitali, e questa accelerazione, così riagganciandomi a quello che ho detto prima sulla velocità, essendo stata successiva, ha generato anche dei piccoli, per alcuni, o grandi traumi per altri, in questo cambio così shock di paradigma. Bene, io non posso che complimentarmi con tutti, ringraziare chi ha partecipato, ringraziare chi ha arricchito il format con il sapere e ci ha aiutato a divulgarlo. Ringrazio in particolare Gianprimo Quagliano, è più di un anno che lavoriamo assieme e ormai siamo anche amici, molto amici, e naturalmente tutto lo staff di Econometrica, che ha veramente lavorato alla grande. Quindi ci vediamo per una stretta di mano e con anche magari un bicchiere di spumante in mano. Ci vediamo l'8 luglio a Lainate. Grazie ancora e arrivederci a tutti. Bene, grazie Lorenzo. Non posso che unirmi a tutte le tue considerazioni, e soprattutto a quella finale, per cui è vero, sarà un piacere rivedervi tutti di persona a Lainate l'8 di luglio, insieme naturalmente a tutte le ulteriori occasioni che ci saranno per rivedersi di persona, ma anche continuando nel nostro impegno nel digitale che abbiamo portato avanti sinora, per cui sarà sempre più al fianco delle occasioni in cui ci potremo vedere di persona. Per cui vi ringrazio ancora tutti quanti e ci vediamo presto. Arrivederci a tutti. Grazie.